Allora, lasciamo un po', sì, io voglio firmare una cosa che mi iniettano, firmo che se capita qualcosa ne ero consapevole. Io non ne sono consapevole. Lui è Giovanni Guarnieri, imprenditore di San Benedetto del Tronto, che ha deciso di esporci il suo pensiero in merito ai vaccini. Giovanni, 53 anni, non ha contratto il Covid e ha sempre prestato massima attenzione alle norme anticontagio. Evita i luoghi affollati, indossa la mascherina e usa di frequente il gel igienizzante. Sul siero, però, ha ancora molti dubbi. Diciamo che ci sono tanti ricoverati di Covid, perfetto. Perché non diciamo che quelli ricoverati di Covid, molti sono quelli che hanno fatto anche il vaccino, già, anche la seconda dose? Giovanni in questi mesi ha avuto modo di confrontarsi anche con esperti e medici dell'ospedale di Parma, i quali ritengono che il vaccino non sia ancora sicuro. Dello stesso parere anche un suo familiare che lavora nel settore. Perché lui non è che dice che non va bene. Attenzione, può essere che vada anche bene, però per sapere se va bene devono passare dai 3 ai 5 anni. E dunque non lo sappiamo, è troppo fresca la cosa, non possiamo darle garanzie. Vado di persone in giro e trovo persone che sento, traparlano tra di loro, come va? Ho fatto la seconda dose e non riesco più a piegare la gamba, l'altro non riesce più a muovere un braccio, l'altro balbetta. Come andiamo con le cose qui? Cos'è tutto casuale? Ma nessuno ne dice di queste cose. C'è una discriminazione, secondo voi? Molto, molto, perché io faccio un esempio in un negozio che non faccio il nome, mi sono trovato a fare spesa, avevo una signora davanti a me, ha chiesto alla cassiera se era vaccinata, la cassiera, una ragazza giovane, no, lo farò a giorni perché adesso non l'ho ancora fatto. Bene, allora scusate, ha ritirato la roba, cambio cassa. E questa ci è rimasta un po' male, giustamente, ma non è una pestata, io non ho cambiato cassa, io sono andato avanti lo stesso. A pensarla come lui anche la compagna Silvia Carra, che ha deciso di non vaccinarsi perché, ha dichiarato, sono più i rischi dei benefici visto che ho diverse Ne patologie. ho tre, però non mi hanno rilasciato nulla per certificare questo. Quindi, quando uno è in giro, a parte che la domanda sostanziale è se sei vaccinato o no, perché allora ti sto lontano piuttosto che ti sto vicino. Ma so che comunque il virus, se si deve trasmettere, in ogni caso, si trasmette a prescindere da mascherina, a prescindere da che tu ce l'abbia, non ce l'abbia. Io in questo momento conosco due casi di persone che sono stati vaccinati con doppia dose e che sono a casa col Covid. In conclusione, Silvia ci ha mostrato un articolo della Verità. Volevo sottolineare una testimonianza di Meloni. Lo studio pagato da Speranza che demolisce il Green Pass, ricerca dello Spallanzani, finanziata dal Ministero della Salute, contraddice in toto la politica del governo. I vaccinati possono riprodurre virus vitale proprio come i non protetti, quindi il lascia passare non serve. Avendo lavorato io nel farmaceutico, posso poter dire che soprattutto danni più gravi che può portare il vaccino, so che sono a livello neurologico. Io non voglio finire in carrozzina, non voglio avere danni permanenti, non voglio morire. Per essermi inoculata qualcosa di cui neanche i medici in se stessi sanno che cosa siano, almeno in parte, e che cosa ci sia dentro e quali effetti ci sono. Mi date garanzie? Che garanzie danno? Nessuno.